Ben trovati dallo stadio Meazza di Milano. Inter e Ludogorets davanti ai nostri occhi si dispiegano in campo. Gli effetti che sentite sono quelli musicali che probabilmente copriranno fino a un certo punto il silenzio che riecheggerà qui al Meazza per questa partita storica, per le tante ragioni che abbiamo detto anche nel pre-gara a porte chiuse. Questo ritorno dei sedicesimi di Europa League in cassaforte, risultato dopo il 2-0 di Razgrad per la formazione allenata da Antonio Conte, ma qui in tribuna ci saranno all'incirca una dozzina di colleghi addetti ai lavori per assistere a questa partita. Stewart tutto intorno, naturalmente lo staff delle due formazioni e nessun altro. Dentro e fuori il Meazza, situazione surreale e dunque una dimensione che è del tutto nuova per quanto riguarda questo stadio. E penso che il silenzio che è piombato dopo la sigla iniziale dell'Europa League la dica lunga. Sì, effettivamente è desolante, ecco, giocare in uno stadio vuoto. È vero che c'è un motivo importante per il quale non ci sono state punizioni, no? A volte si assiste alle partite perché la tifoseria non si è comportata bene, allora la decisione di giocare a porte chiuse, però è sinceramente poi uno stadio impetuoso, maestoso come San Siro, vederlo completamente vuoto. Io qualche partita ce l'ho giocata e devo dirti che vederlo così mi dà un'impressione, mi fa veramente strana. È un'impressione che poi credo, Giovanni, sia anche aumentata all'ennesima potenza dalla paura, che è un termine che forse dobbiamo usare fino a un certo punto, però l'hanno, come dire, importato soprattutto i giocatori bulgari che sono arrivati ieri a Milano con mascherina, guanti, epidemiologo al seguito. È una partita che si gioca in queste condizioni soprattutto per precauzione, naturalmente. La squadra che vi racconterà la partita questa sera consta di Giovanni Galli, di cui avete sentito già la voce, di Giulio Grassia insieme a me, siamo insomma due, diciamo un quinto delle persone, un quinto della capienza della tribuna composta da questa mini troupe di Radio Rai. Moses, buon break dell'Inter, attenzione, Lukaku si invola verso la porta di Iliev, è in pratica da solo davanti al portiere bulgaro che lo ipnotizza. Palla inchiodata a terra, riguadagnata dal portiere bulgaro in maglia gialla, che è riuscito in pratica a parare questa sorta di calcio di rigore in movimento. Era un a tu per tu tra Lukaku, che se n'era andata dopo che l'Inter si era ben distesa, un'azione del Ludogorets è stata fermata, contropiede, meccanismo perfetto per lanciare a campo aperto il giocatore belga Lukaku. Gol del Ludogorets, azione incredibile sulla destra spallata, ma io credo che ci fallo. Sia un fallo ed sì, effettivamente era netto su Godin. Inizialmente era stato in qualche modo bloccato con questo fallo di Caudi, che era arrivato dalle retrovie, aveva toccato Godin. Così non è. E dunque Ludogorets passa in vantaggio. Credo che sia un'azione come minimo da rivedere, perché ha fatto a sportellate con il numero 2 dell'Inter dentro l'area, poi ha colpito, ha mandato sotto la traversa il centro da parte di Sisigno, ma si è fatto largo, direi in maniera più che irregolare, sul difensore numero 2 dell'Inter. Gol comunque di Kauli Sousa. Staremo a vedere se ci sarà il check, ma credo che sia inevitabile. Lo speaker annuncia questo check in pratica solamente a noi pochi astanti rispetto ai 22 che ora attenderanno quali sono le notizie. L'arbitro, che ripetiamo è Siebert, dovrà prendere questa decisione di andare a verificare o meno secondo quelle che sono le indicazioni del VAR. Il gol per ora è assegnato, gol di Kauli, e dunque si trova in vantaggio il Ludogorets. Gol di Kauli Sousa, non è stato giudicato falloso, un intervento che diciamo sia il sottoscritto che Giovanni Galli, sì, dicevamo non poteva che essere quantomeno vagliato. Sì, perché non è stato un contrasto spalla contro spalla quello di Kauli su Godin, ma un braccio decisamente largo, decisamente aperto, che è andato sotto l'ascella, no, di Godin, e lo ha sbilanciato e l'ha buttato a terra. Oltretutto Kauli era da più vicino alla porta, no, perché è scappato, è scivolato dietro alle spalle di Godin e lo ha colpito secondo me in maniera irregolare. Poi hanno deciso a questa maniera, accettiamo, però sinceramente ho tanti dubbi.
Inter sotto di un gol al Meazza, nel Meazza deserto, nel silenzio del Meazza l'urlo di gioia del giocatore brasiliano Cauli Souza, e di nazionalità anche naturalizzato tedesco. Inter che alza anche il baricentro, sembra anche un po' indispettita da quanto è successo durante questa partita così strana, non soltanto a quanto pare per le porte chiuse. Attenzione, Eriksen fa tutto benissimo, palla sulla sinistra e il pareggio di Biraghi sul sinistro del 34, viene messo questo pallone colpevole il portiere del Ludogorets Iliev, che sul proprio palo viene gelato, viene praticamente messo in condizione di irrigidirsi su questa conclusione in corsa di Biraghi, ben pescato da Eriksen, che vale il pareggio dell'Inter, pareggio che per quanto abbiamo visto non soltanto per i 22 in campo ma per le decisioni dell'arbitro tutto sommato meritato. 32esimo nel corso del primo tempo, Inter 1 Ludogorets 1, a Cauli ha appena risposto Biraghi. Sì, però stavo riguardando perché volevo vedere come fosse stato sorpreso il portiere, sì, Iliev, sì, sul, sì, suo palo. Credo che ci sia stata una deviazione da parte di Terziev con il piede destro, ha toccato, infatti vedo che il portiere si sta un po' lamentando, e anche la rotazione del pallone cambia nel momento in cui dopo il calcio di Biraghi la palla stava andando verso la porta e cambia proprio la rotazione, e credo che ci sia stata una deviazione, ho questa convinzione. E dunque proteggiamo anche la categoria portieri con Giovanni Galli. No, anche perché lo stiamo rivedendo anche noi nel monitor, effettivamente la deviazione deve esserci stata. Attenzione a Barella, tenta di sorprendere Iliev che respinge un tiro da lontanissimo, era un raso terra che sarebbe terminato proprio all'angolino, ha avuto molto anticipo su questa traiettoria il portiere bulgaro, che non si è sentito di bloccare il pallone, comunque c'è arrivato, ha respinto mettendo il pallone fuori, era una buona intuizione questa di Barella. È pronto alla battuta col destro Eriksen, siamo arrivati al 40esimo, siamo a 5 minuti dal termine del primo tempo, Inter 1 Ludogorets 1, a centro area il colpo di testa di Ranocchia fuori di niente, ancora una volta direi Eriksen non sbaglia nulla quando c'è da battere un calcio piazzato, e nell'assistere ai compagni fa cose anche semplici come battere un calcio d'angolo, ma questo era veramente perfetto per la testa di Ranocchia fuori di nulla. Siamo agli ultimi assalti, se vogliamo, della squadra nerazzurra in questo primo tempo, non sarebbe male chiuderla qua, anche perché il Ludogorets ha mostrato di avere cattive intenzioni, ed un gol della sicurezza potrebbe significare molto anche per le energie da preservare. Lukaku, Moses ancora all'indietro per Lukaku, intervento da parte di Diakov ad impedire che la palla torni al giocatore belga, palla messa via, ripartenza sulla destra di Sissigno, per un attimo Eriksen gli stava strappando il pallone, altro errore del Ludogorets, Sanchez sta per entrare da rigore, tenta il dai e vai con Lukaku, non troppo profondo, ma attenzione perché Lukaku con un doppio colpo di testa va a firmare il 2-1 per l'Inter, gol direi bizzarro e direi anche divertente da vedere e rivedere da terra, in pratica dopo una prima parata di Iliev il tuffo di testa di Lukaku ha visto la sfera ripiombare sulla sua fronte, palla che è carambolata in rete, 2-1 per l'Inter, la firma quando siamo a 30 secondi dal termine, siamo a 30 secondi dallo scadere del quarto minuto di recupero, il gol di Romelu Lukaku, posizione perfetta, colpo di testa, secondo colpo di testa. Direi un gol raro da vedere, Giovanni Galli. Sì, però è stato non riesco a capire se è la palla gli è risbattuta nella testa dopo l'intervento di Iliev o se sia stato voluto, perché il primo colpo di testa doveva, era 6 su 5, 50, 6 metri, devi trovare lo specchio della porta e devi fare gol, aveva colpito il portiere in quella circostanza, la palla è tornata indietro, gli ha sbattuto nella fronte e è andata in porta. Però volevo sottolineare una cosa, perché già la terza o la quarta volta che Lukaku esce fuori, serve Moses, sì, sulla destra, serve Big Raghi sulla sinistra, però poi non c'è nessuno dei suoi compagni a riempire l'area di rigore. In questa circostanza invece l'1-2 fatto fra Sanchez e Lukaku ha portato, guarda caso, Lukaku dentro l'area di rigore e è venuto fuori il gol. Lukaku è vero che
raccorda, no, di, l'uscita dalla, da centrocampo, però lui deve stare dentro l'area di rigore perché lì veramente è devastante. Diego Carmignani, arriva la tua voce ai giocatori, visto che non c'è nessuno lì? Beh, diciamo una radiocronaca un po' confidential come, sì, sì, come voce, no, non ci viene nemmeno tanto da urlare, ecco, perché potrebbe risultare un po' fuori luogo. Sicuramente arrivano tante volte a noi le voci di chi gioca in campo, di chi dà indicazioni. Viene quasi voglia di togliersi ogni tanto le cuffie per capire quello che succede. Avrai dei colleghi accanto comunque, no? C'è il buon Giulio Grassia che saluto, dietro di lui c'è il nulla, anche alle nostre spalle c'è il vuoto, un po' ce ne sono in basso di colleghi, più che altro addetti ai lavori, magari tecnici delle riprese. Com'è poi questo San Siro vuoto? Beh, qualcosa di raggelante, devo dire che è sorprendente. Poi in qualche modo, come diceva giustamente Giovanni Galli, le occasioni per vedere partite a porte chiuse ci sono state in passato, però qui anche con una questione che aleggia, quella ovviamente di un'emergenza sanitaria, questa ricordiamo deve essere la partita della paura, ma più che altro delle precauzioni, ecco. Sanchez traversa piena, palla che resta lì, che grande conclusione, ancora Inter in avanti, ma c'è il difetto di Grigori, blocca tutto, improvvisa una saetta dalla distanza, palla che ha colto la parte sotto della traversa, ha continuato poi a viaggiare. Oh, attenzione, ecco, palla persa, Godin risolve tutto. Questi palleggi, in questo caso con Borja Valero colpevole, con tutti i giocatori del Ludogorets a fare pressione in avanti, sono stati più volte elusi nel corso del primo tempo. Qui hanno rischiato grosso e l'intervento di Godin a spazzare via ha evitato il peggio. L'Inter si rifà sotto con Lukaku, palo! Dopo la parata di Ilief, palla che schizza sul palo, secondo legno dell'Inter in questo secondo tempo. Eriksen che si prende la responsabilità di farsi vedere, fa una decina di metri a ritroso e va a prendere questo pallone. È ancora lui il vertice delle triangolazioni interiste estenuanti che vanno a condurre praticamente per mano l'Inter agli ottavi di finale. È un 2-1 con cui si sta per concludere questa partita. Attendiamo soltanto il triplice fischio di Daniel Siebert, arbitro tedesco, che porrà fine alle ostilità tra pochissimi secondi. Adesso azione del Ludogorets sulla sinistra, palla persa, sarà rimessa laterale a favore dell'Inter, battuta da Eriksen per Sanchez, tenta un'incursione personale che viene frustrata dall'intervento di Diakov ed è finita qua. Potete sentire nel silenzio del Meazza il fischio dell'arbitro, anche le ultime voci di bordo campo di questa partita, anche la musica che si accende. È terminata la gara del Meazza, è terminata la surreale sfida tra Inter e Ludogorets, ha vinto la squadra in maglia nera azzurra, in rimonta il vantaggio di Ludogorets al 26esimo con Cauli, 5 minuti dopo Biraghi e deviazione di Terziev nella propria porta, terzo minuto di recupero, colpo di testa di Lukaku che ha fissato il risultato per 2-1. L'Inter va avanti in Europa League, accede agli ottavi di finale. Nel secondo tempo c'è da registrare un paio di legni dell'Inter con Lukaku e con Sanchez. Missione compiuta, 4-1 complessivo considerato il 2-0 dell'andata. Giovanni Galli. Sì, missione compiuta, nessun giocatore che si è infortunato, tutti hanno messo del minutaggio nelle gambe, partita diciamo normale, non passerà alla storia certamente per il gioco e per quello che abbiamo vissuto in campo, magari passerà alla storia per quello che appunto era il contorno, però l'Inter doveva fare questo per passare il turno, è riuscito. 2-1, un po' di sofferenza all'inizio, però mi sembra che il divario tecnico fra le due squadre fosse enorme. Grazie Giovanni Galli, grazie a Giulio Grassia per la sua assistenza tecnica. È finita qua Meazza vuoto, nonostante la musica che sentite c'è stato silenzio per tutto il resto della gara. È finita per 2-1 per l'Inter, 4-1 complessivo Inter, che insieme alla Roma va avanti in Europa League. È tutto dallo stadio Meazza San Siro Milano, linea che torna a Saxa Rubra.